Il Comune di Teramo dal mese di settembre 2023 metterà a sistema una nuova regolamentazione per determinare la tariffa che verrà applicata ai servizi mense e trasporto scolastico fino alle medie con una politica di esenzione a seconda delle situazioni economiche e reddituali delle famiglie teramane. Abbiamo deciso di presentare un pacchetto di sostegno alle famiglie nel mondo della formazione, dell'istruzione, della scuola. Nell'anno passato avevamo inserito la totale gratuità per quelle fasce sotto una determinata attestazione ISEE, prevedendo anche tutta una scontistica, un'esenzione anche per determinate situazioni particolari. Oggi torniamo ad incidere su quel tema, prevedendo la gratuità per quelle famiglie che si trovano in condizioni particolari, laddove i due genitori si trovano in una condizione di disoccupazione. Allo stesso modo andiamo ad incidere sul mondo delle mense e sul mondo dei trasporti, perché dal prossimo anno presentiamo oggi questo pacchetto per il quale tutti coloro che si trovano sotto gli 8.000 di ISEE avranno totalmente gratuito il servizio dal trasporto alla mensa fino alla retta del nido, prevedendo anche delle agevolazioni e delle esenzioni, come dicevo prima, anche in questi ambiti per quelle famiglie che si trovano in una condizione di disagio temporaneo, penso alla disoccupazione, per la quale anche loro saranno esentate dal pagamento delle rette e dei pasti. Una decisione che rappresenta un'importante risposta alle famiglie in difficoltà. Crediamo fortemente in un servizio di qualità che non possa essere a carico di quelle famiglie che vivono determinate condizioni particolari e di disagio. Del resto, a ognuno secondo le sue capacità, ognuno secondo le sue possibilità. Questo è stato in qualche modo il motto che ha ispirato l'azione dell'amministrazione comunale e quindi chi ha di più contribuirà, chi ha di meno in questo momento vedrà un'amministrazione al suo fianco e che dà una risposta significativa nel consentire appunto l'accesso gratuito a questi servizi.